Solo un secondo. Quei cosi non sembrano stabili. Non lo sono. Stai attenta. Usa il disturbo, amico. Messo. Forza. Stai bene? Sì. Wow. Benvenuta nel quartiere di Avery. Bel posticino. Non fosse per i cedimenti strutturali e i danni dell'acqua. Beh, devono avere problemi con gli scarichi. Qui un idraulico farebbe fortuna. Bene, allora. Sembra che qualcuno abbia fatto saltare la diga e allagato tutto. L'avevo dimenticato. Sei bravissima. Ok, secondo te qual è quella di Avery? Dovessi scommettere, direi quella. L'unica ancora intatta. Beh, anche tu non sei male. Sai, ho un po' di esperienza. Ho letto qualche merda, libro. Merda. Cosa? Che c'è? Porta principale. Sam. È ancora vivo. Sì, per ora. Andiamo. Occhi aperti, sento puzza di shoreline. Certo. Attenta alla testa. Qualcuno ce l'aveva con questo tizio. Ah, un'altra annotazione antica. Casa di Christopher Condent. Merda, lascio lì. Elena, stai giù. Li ho visti.
qui. Fate attenzione! Ne abbiamo perso un altro! Vieni fuori, stronzo! Andiamo.
appena tentare. Accidenti di uomini hai portato la vita. Quella donna ha un vero esercito. Per te hanno trovato il tesoro? Beh, spero di no. Per il bene di Sam. Bella fresca. Guarda, sì, ma è troppo alto. La spinta non basta.
Vuoi usarmi come esca? No, mi comporto da gentiluomo. Ti sto solo prendendo in giro. Passa già la vita a prendermi in giro. Grazie. Bagnato. Stacco con qualche rigido. Ho fame. Mangerei qualcosa. Per il resto sto bene. Sì. Oh. Ok. Forza, dobbiamo andare. Forza. Tagliamo attraverso la villa. Sì. Ho dietro di te. Certo, avevano un buon motivo. Perché non sono stati loro? Trovo strano che l'acqua abbia invaso tutte le case eccetto una. Quella di là. Esatto. Ah, cos'è? Santo cielo. Mi ricorda il signore delle mosche. Puoi dirlo forte. Scommetto che proviene dalla Gunsway. Qua giù. Solo che non sia troppo tardi. Già, difese improvvisate. Forse non si aspettavano di farsi la guerra. Immagino di no. Bel gioco d'acqua. Tocca un'altra nuotata. Wow, wow. È più forte di quanto sembrasse. Ehi, Nate. Là, forse c'è una via d'uscita.
altro modo per attraversare. Grazie. Sei perfetta come contrappeso. Cioè... D'accordo, riproviamo. Fatto. Trovo un modo per farti salire. Dovrebbe funzionare. Ok, allontanati! Guarda, il sigillo di Thomas Tew. Quindi questa è la sua villa. Comandante in seconda, quasi in cima alla gerarchia. Santo cielo. Siamo arrivati alla festa. Mi sa che siamo in ritardo. Ehi, Nate. Guarda qua. È un altro sigillo. Oh mio Dio. Che c'è? Sono loro. Elena, sono i capitani pirata che hanno fondato Libertalia. Che diavolo è successo qui? Beh, non sono della scientifica, ma direi... alcol scadente? Probabile. Pensi sia stato una specie di suicidio collettivo di un culto pirata? Non credo. Non è da loro. A nome di Lord Avery siete invitati nella mia villa domani al tramonto. È finalmente giunto il momento di cessare le ostilità e radunarci sotto il vessillo di Dio e della... Tu che dici? Thomas Tew e Henry Avery. Gli anfitrioni sono scappati senza sparecchiare. Non molto elegante da parte loro. Bene, quindi... questi hanno scatenato una vera rivolta decidendo di tenersi il tesoro. Avevano eliminato i coloni, ma avevano questioni tra loro. E suppongo che le cose siano incasinate. Quindi Avery e Tew invitano gli altri qui per... come diceva? Cessare le ostilità. Cessare le ostilità, sì. Avery propone un bel brindisi.
Addio alla libertà! Per mille balene e tutto. E tutti bevono un sorso. Tranne loro due. E in un attimo, il tesoro di Libertalia diventa proprietà esclusiva di due uomini. Erano i più grandi pirati della storia. E sono tutti morti. In un istante. Tutti a questa tavola. È incredibile. Già. Ehi, mi spiace. Io... Mi spiace. Tutto ok. Quindi, visto che i nostri anfitrioni non sono alla villa di Tew, dovremmo andare da Avery. Già. Andiamo. Ecco. Per i posteri. Ehi, di qua. Piano. Mo' in cima. Camion della Shoreline è ancora lì. Sì, lo vedo. Tieni gli occhi aperti, ok? E siamo ufficialmente all'interno della villa di Henry Avery. Del giorno, ostentazione. Perché non uccise Thomas Tew? Ehi, la Shoreline ha barricato la porta principale. E si è lasciata dietro delle impronte di fango. Vediamo dove conducono. Altre impronte. Dove sono gli uomini della Shoreline? Giusto. Strano non aver incontrato ancora nessuno. Sì, sembrano svaniti nel nulla. Non saranno dei pirati fantasma? Non dirlo neppure per scherzo. Bingo. Guarda qui. Le orme conducono a questa porta. Cavolo, è bloccata dall'altro lato. Perché bloccare la strada? A meno che... abbiano trovato qualcosa. Aiutami a sfondarla. Sì. Oh, merda!
facendo? Stai bene? Sì, era un agguato, mi aspettavano. Già, apriamo la porta e vediamo cosa non volevano che trovassimo. Ci siamo, pronte? Eila! Cos'è? È una lettera firmata da Avery. Davvero? Leggila. Nostre ricchezze. Più il traditore conosce i nostri segreti. Dobbiamo agire in fretta. Distruggere la diga, purificare New Devon. Ci siamo. E trasferire il tesoro sulla mia nave attraverso il passaggio. Più Avery si scontrarono. Sei sorpreso? Non più di tanto. Tieni. Grazie. Troviamo quel passaggio. Basta, le orme finiscono qui. Ok, quindi dove sono andati? Pirati fantasma. Guardiamo in giro. Accendino di Sam. L'ha perduto. Sì, di proposito. Qualunque cosa stiamo cercando deve essere qui da qualche parte. Questa stanza deve avere un'altra uscita. Forse il passaggio citato da Avery nella lettera. Ma dov'è l'interruttore? Incredibile. Che c'è? Cosa hai trovato? È una copia dell'ordine di cattura britannico di Avery. Sembra fosse fiero di essere l'uomo più ricercato del mondo. Nate. Sì. Trovato qualcosa? Credo di sì. Diceva che Avery voleva trasferire il tesoro sulla nave. Già. Pensi che il tesoro sia ancora sull'isola? Penso che non abbia più importanza. Andiamo. Prudenza, Nate. Occhio alla testa. Sì. Avery si era costruito una grotta antipanico. Mi chiedo dove porti. Oh, merda. Stiamo per scoprirlo. Non ha affatto un'aria stabile. Già.